Viola Alfredo. Quest'anno, devo dire la verità, ci siamo trovati molto bene. Abbiamo trovato un villaggio proprio ad hoc per noi, una spiaggia bellissima e diciamo anche come villaggio accogliente, e ci stiamo adattando abbastanza bene. Perciò da 1 a 10 quando... Da 1 a 10 diciamo 8. Un bel 8. Sì. E la cosa più positiva che hai riscontrato? Più positivo diciamo è proprio l'ambiente, il villaggio stesso, come camere, come tutto, come organizzazione, diciamo là c'è il clou della nostra vacanza. Per questo un plauso all'organizzazione del dopolavoro. All'organizzazione del dopolavoro, senz'altro. Sì. So che ti piace raccontare barzellette, cantare. Vabbè, quando ci troviamo in comitiva, senz'altro non mi tiro mai indietro, quindi. Perché mi piace a me stare in società, fare scherzi, diciamo, sono molto portato a fare gli scherzi agli amici e quindi a volte faccio anche quello, però non sempre. E ora non resta che un saluto a tutti i soci. Beh, tutti i soci totali, diciamo, un saluto e un abbraccio, ci rivedremo presto. Un invito glielo faresti a partecipare? A senz'altro, un invito a chi non ha partecipato per l'anno prossimo, se troveremo una zona come questa, un villaggio come questo, è come spiaggia, come accoglienza, diciamo io l'invito ve lo faccio realmente di cuore. Oh, buongiorno a chi ci ascolta. Ci troviamo in quel magnifico ristoro in provincia di Lecce che si chiama Futuro, un club Futuro, davvero un'ospitalità eccezionale. Non so come hanno fatto gli organizzatori del dopolavoro Ferrovie di Benevento a trovare questo paradiso, questo angolo di paradiso che è veramente il non plus ultra. Perché c'è natura, c'è divertimento, c'è arte culinaria di prim'ordine, un servizio inappuntabile, cose che per un periodo di ferie di 15 giorni che noi stiamo trascorrendo qui in una pace veramente dantesca. E allora devo soltanto ringraziare il presidente e l'organizzatore impeccabile che come si chiama? Enzo Badioli, che veramente meriterebbe un plauso eccezionale che poi gli faremo al ritorno sul Pullman, un applauso corale e con la speranza di ripetere questa esperienza anche negli anni futuri, perché io non è che è la prima volta che sto qui con il dopolavoro Ferrovie di Benevento, ma è il terzo anno che sto con loro, quindi sto facendo una esperienza meravigliosa laddove si vede che il gruppo è amalgamato talmente bene che c'è soltanto allegria, il saluto mattutino, serale, l'affettuosità che domina questo gruppo, che veramente fa onore alla città di Benevento. Io non devo dire altro che... Perfetto. La ringrazio, eventualmente ormai nel suo discorso ha quasi racchiuso quello che voglio dire, però un invito lo farebbe agli altri a partecipare? Ma senz'altro, è quasi di prammatica che quando uno ha fatto una certa esperienza positiva la deve trasmettere anche agli altri per avere anche lo stesso beneficio che ho goduto io personalmente, quindi mi faccio garante di questa importante iniziativa e auguro a tutti buone ferie, ovunque voi siate. Okay. Buongiorno, mi chiamo Diego Schipani, ho 14 anni, quasi 15, il 23 agosto li compio. Quest'anno sono venuto in vacanza con la mia famiglia a Torre Rinalda, vicino Lecce, e devo dire che fino a mi sono trovato bene. Chi l'ha organizzata? Questa gita insomma del dopolavoro, la vacanza, l'ha organizzata il nostro insomma capo turistico, Badioli. E insomma ora dirò le mie considerazioni personali, non so se gli altri saranno d'accordo. Le mie insomma sono questa vacanza. Mi è piaciuta. Sono... Da 1 a 10, quanto gli daresti?
Allora la 10. 20. Ah, addirittura 20. Bene. Comunque, ora però non sono molto contento, anche perché la vacanza sta per finire, quindi dobbiamo andare. Di questo non è che sia molto contento, però sono contento anche perché rivedrò la mia famiglia, insomma, un po' tutta la mia generazione. Vabbè, signori, questo è tutto, ci vediamo. Ciao, ciao. Ok, bravo, vai. Allora, sono 6-7 anni che vengo con il dopo lavoro delle famiglie in ferie con oggi presente signor Gerardo, che è il mio grande amico in particolare di tutto il gruppo, e niente, sono onorato di stare insieme a voi, perché sennò non sarebbero 7 anni che vengo, 6-7 anni, mi ricordo bene, siamo stati in tutta Italia, in Sardegna, in Sicilia, qua, e niente, siete persone squisite, di Benevento, tutte persone del bene, perché anzi mi trovo benissimo, perché siete persone socievoli, non potrebbe essere differente, perché siete ferrovieri dello Stato, e niente. Da 1 a 10, quanto dai per la vacanza? Ma diciamo 8, perché delle volte quando si esce da casa non bisogna pensare alla vacanza, certe volte può andare bene, certe volte c'è stata qualche piccola inconveniente, però la vacanza in sé è stata sempre bellissima. Dove siamo stati alla fine siamo rimasti sempre tutti contenti. Vi ringrazio che mi avete accettato, perché io sono di Avellino, non sono di Benevento, sono un intruso, però non lo so se per i prossimi anni sarò con voi per ragioni così, che voi sapete benissimo, c'è mia moglie che può camminare un po' meno, quest'anno c'è stato un piccolo problema al ginocchio, però comunque sono rimasto contentissimo e sono orgoglioso di essere stato con voi. Grazie. Inviteresti altra gente? Certo, inviterei altra gente, perché è un ottimo gruppo, e poi si sparta. In poche parole, c'è la convenienza. Buongiorno, sono Zollo Gino, questo è per chi non mi conosce. Per quanto riguarda il soggiorno di quest'anno organizzato dal dopolavoro, posso dire tranquillamente, con piena coscienza, che è un ottimo soggiorno. Il tutto diciamo che è come soggiorno, come è bello, il villaggio è stupendo, è bello, pulito, si mangia bene, e questo è meglio sottolinearlo, e l'organizzazione del villaggio a me personalmente piace. Poi non ho altro da dire, il mare è meraviglioso, ma questo non lo scopriamo certamente noi, perché stiamo nel Salento, stiamo in una delle zone più belle d'Italia a mio avviso, e non posso addebitare niente all'organizzazione. Inviteresti altra gente a partecipare i prossimi anni? Certo, già l'ho fatto. Già ho invitato alcune coppie che stanno qua attraverso questo momento. Rivolgersi al dopolavoro di Benevento per eventuali soggiorni che organizzeranno in futuro. Ciao, mi chiamo Maria Savignano, mi trovo a Torre Rialta, nell'Eccese. È un villaggio bellissimo e con una compagnia splendida, il dopolavoro ferroviario di Benevento, e siamo quasi sempre la solita comitiva, le solite persone con i quali si entra proprio in grande amicizia e sembra di stare anche in famiglia, quindi la vacanza diventa ancora molto più bella sotto ogni punto di vista, come animazione. Il pranzo buonissimo da mangiare è stato veramente ottimo, quindi questa vacanza è all'insegna del evviva, evviva, e speriamo che ci siano delle altre così belle, così loquaci tra di noi, così allegre,
e soprattutto perché ci vogliamo bene. So che a te piace ballare. Sì, sì. E io ho apprezzato una volta dei tuoi dipinti. Anche. Sì, qualcuno l'ho fatto. Ho partecipato al concorso di pittura che ogni tanto si tiene, che tutti gli anni per la verità si tiene presso il dopolavoro ferroviario. Sì, c'è l'esposizione proprio nella piazzetta dove c'è la fontana alla stazione. Belli, dipinti veramente splendidi. Dando un voto da 1 a 10 chiaramente per la location e sì, per il soggiorno. 10, anzi anche di più. 10 e lode. E mi fai un invito ad altra gente a partecipare? Partecipate. Iscrivetevi al dopolavoro ferroviario di Benevento perché troverete qualità e prezzo e allegria, tanta allegria.